Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi vorrei iniziare una nuova serie che questa volta si occuperà di auto e auto vintage. Siamo qui con un amico che si chiama Raffaele. Buonasera a tutti, salve. Allora, Raffaele ha un'azienda e lavora con le moto d'epoca, ma anche auto d'epoca. Sì, giusto. Oggi vedremo le auto, ma poi successivamente anche le moto. Vi lascio subito i riferimenti suoi per quanto riguarda Instagram e Facebook, che sono questi qua. Se lo volete andare a vedere, insomma, anche le auto che c'ha in azienda in questo momento qui. Vendita. Sì. Potete andare. Abbiamo anche il sito www.rbclassic.it. Perfetto. Ma oggi andiamo a vedere un'auto che è tua. In particolare, sì. Quindi entriamo subito nel vivo, giro la telecamera e andiamo a vedere quella che è una Fiatino 2.0 del 1968. Una vera chicca, un gioiello trovato un anno e mezzo fa, e lo sto restaurando tutto completamente. Allora ora la facciamo vedere un po' nella sua bellezza. Diciamo che io l'ho vista proprio dall'inizio, no? Quando hai iniziato sì, lavorarci. Allora, noi l'abbiamo trovata rossa, non era in pessime condizioni, e una volta mandata via la verniciatura è venuto fuori del blu, colore blu originale, quindi sarà fatta blu. Ok, ma sul libretto com'è? No, infatti è questo, che è difficile trovare i codici del colore anche con il numero di telaio. C'è dei problemi con questo modello, e quindi anche con esperti del settore, mi faccio nome per pubblicità, mi hanno detto che non ci sono nessun problema anche a farli anche magari a piacimento. Io la rifaccio blu come l'ho trovata. Effettivamente ha solo due proprietari. Naturalmente adesso è una macchina radiata, quindi ho le targhe originali del 69 circa, che è targata Alessandria, è nata a Firenze e poi il secondo proprietario ad Alessandria, quindi io ho le targhe di Alessandria e tramite la ASI, tramite vari circuiti si può rimatricolare con quella targa lì. Perfetto. Quindi la targa avrà quella vecchia. Esatto, sì. Quindi sono anche messe bene, ora semmai se le trovo le faccio vedere, quindi posso mettere direttamente proprio quelle dell'epoca. Essendo proprio due proprietari, essendo proprio una verniciatura, non c'erano vari strati, posso risalire tranquillamente che era il blu, è nato il blu. Quindi un colore che tra l'altro anche mi piace, è molto elegante, nonostante sia una macchina abbastanza sportiva, via. Era un colore anche abbastanza classico, per quello che posso ricordare, cioè ne ho viste tante blu in... Sì, se ne vede tante classico rosso, infatti il cliente forse di Alessandra ha voluto, no? Magari proprio riverniciarci sopra, neanche pulirla, perché magari a quei tempi non c'era molto l'idea, l'utilizzo di mantenerla negli anni, no? Quindi a volte si trovano anche altri modelli, non è questo il caso, modificati magari, no? Che magari adesso fanno un po' storcere il naso, però allora magari il cliente la modificava come meglio vedeva. E come motore? Motore ce l'hai o...? Motore al momento non ce l'ho. Quindi guarda, diamo un'occhiata. È stato smontato tutto. Guardate qua che lavoro che ci ha già fatto, Qui la verniciatura interna, sì. Qui praticamente io ormai... Perché te l'hai fatta per passione questa qui, sì, no? Sì. Sono già un paio d'anni che te ci lavori, Ad aprile sono 2 anni, sì. Sì. Mm. Poi vabbè, sono stato un po' fermo anche per altri motivi, insomma non è che sono sempre dedicato. Cioè però avevi altri lavori da fare. Altri quindi lavori, sì, altri impegni. Però questa qui nasce, diciamo, sì, per te. È una macchina che te la sei fatta per te. Diciamo che è un sogno di quando ero ragazzino, mi è sempre piaciuto. Quando poi l'ho trovata all'asta, a un prezzo accessibile, perché sennò non si trovava. Guardate qua che lavoro che ha fatto, che,
che restauro che ha fatto. Sì, qui abbiamo cercato di salvare anche il salvabile, quindi le viti magari le abbiamo ripulite con la scritta Fiat, quelle che si potevano salvare, per mantenerla il più originale possibile. È normale che poi trovavo una vite talmente messa male, si cambia. Sostituisce. E dicevo, per quanto riguarda il motore, no? Sì. Allora, il motore, peccato che non ci sia. Al momento non ce l'ho, non ce l'ho perché ce l'ho da dei ragazzi che mi fanno giustamente le rettifiche, mi fanno, e non era bloccato, era messo bene, praticamente andava ripulito, però una volta che poi si è smontato l'abbiamo voluto proprio smontare nel totale per poi ripulirlo, ma poi rimetterci anche le guarnizioni nuove, paroli. A quel punto abbiamo visto, forti anche del fatto di esperienza di altre persone che hanno detto, guarda, nel momento che poi lo apri sarebbe bene fare questo e questo lavoro, e giustamente lo seguiti, quindi ci abbiamo messo pistoni nuovi, abbiamo fatto controllare le valvole, le bielle, le bronzine, tutto quant'altro. Quello che veramente poteva essere sostituito e deve essere sostituito è stato fatto, quindi mi verrà ridato, montato e pulito, quindi da inserire completamente. Esatto. Il vano motore. È un bellissimo motore, perché solo a vederlo sì. era uno spettacolo soltanto esteticamente. Totalmente in alluminio, quindi è anche mediamente non pesantissimo, quindi anche si manovra anche bene. Che chi conosce questo modello sa che dopo, poco dopo, venne fatto il 2004, no? Uh-huh. C'era il problema delle canne, si ovalizzavano, via. Esatto. Andiamo a vedere un attimo gli interni, perché anche quelli sono uno spettacolo. Sono originali. Interni originali. Salvato. Ora, purtroppo la luce è quello che è. Ora poi successivamente ci torneremo a far vedere questa macchina qui. Io cerco di entrare. Ora purtroppo la luce è quello che è veramente. Però ecco, posso dirvi che da un punto di vista del recupero anche interno è stato fatto veramente un lavoro. Ora purtroppo qui c'è un buio terrificante, ma è stato fatto un recupero. Facciamoli vedere, si apre la sì. Bauliera così. Sì. Perché sai, queste immagini qui sono anche, fanno anche capire proprio la bontà, no, del restauro, a che livello proprio siamo arrivati. Di guardate qua che livello di recupero, insomma, ecco, che ha fatto. Ma molto, molto devo anche dire, con manualmente, te l'hai fatto il sabato e la domenica, perché poi questa è una cosa che hai fatto all'inizio, sì, e poi dopo io, diciamo, ufficialmente da agosto di quest'anno 2022 ho aperto l'attività. Sì. Quindi la RB Classic. Esatto. Dove commercializzo, compro, rivendo mezzi d'epoca. Guardate qua che livello di recupero che è stato fatto su questa macchina. Dicevo, sì, ce la facciamo a farla vedere anche sotto? Sì. Se mi date un minuto, grazie. Sì, sì, tanto noi abbiamo tutto il tempo, cioè mica, ci abbiamo mica furia. Qui ci sono degli appassionati qua che starebbero anche un'ora a vedere la macchina. Ora poi ci attrezzeremo anche con delle luci per farla vedere meglio. Ora siamo un po' così all'inizio, Per quanto riguarda i cerchi, anche quelli li hai rifatti, no? Sono stati rifatti. Sì, sì, c'ho un bravo professore che me l'ha rifatti, verniciati. Fortunatamente messi bene, via. Le gomme sono nuove. Le gomme sono nuove, naturalmente, quelle che c'erano le usate come puff. Allora, io cerco di farla vedere dentro, ecco, per quello che poi, ecco, se facci vedere con la luce, però guardate qua il livello proprio di recupero che è stato fatto, Questo dobbiamo sostituirlo, Sì, questo lo sostituisci. Questo è il lavoro che è stato fatto, non è poco, quello che non sono poche le ore di lavoro che ci hai messo. No, parecchi sabati e parecchie domeniche inizialmente.
Veramente messa bene. Oddio, allora dobbiamo dire che già inizialmente era in un buono stato, cioè questa è una macchina che già era a Sì, un sì, sì. livello, però Aveva diciamo che due piccolissimi punti, uno su qui sul parafango qui dietro e uno leggermente più avanti e basta, veramente. quello l'hai dovuto proprio riprendere. Sì, una piccola ripresa qui in questo punto qui. Ok. Deve aver sofferto un pochettino. E... Però tutto sommato era, diciamo, una macchina che aveva un telaio era già messa molto molto bene inizialmente, Assolutamente sì, ecco. assolutamente Queste sì. sono le balestre. Che poi dicono che le balestre funzionano molto bene, meglio degli ammortizzatori in certi casi. Io sarei curioso di sapere se è vero o non è vero. Ti dà un'altra sensazione di guida, via diciamo. E quindi questo è il lavoro che fin qui è fatto. Te come tempi che cosa prevedi? Ma, allora, siamo quasi pronti per la verniciatura. Come tempi non ti so dire perché visto qualche cosa, effettivamente mi manca, visto qualche pulsantina all'interno, qualche cosa, c'è da ordinarla, niente di non introvabile, via. Per quanto riguarda pezzi di ricambio, come siamo messi su questa Allora, macchina? pezzi di ricambio, sia di meccanica che di carrozzeria, si trova tutto. Ci sono anche negozi specialistici proprio del settore Dino, sia Ferrari che Fiat. E per quanto riguarda alcuni tipi di diciamo, componenti della meccanica, sono anche simili a altre Fiat di quegli anni, quindi si trova anche abbastanza, no, anche di concorrenza o vecchie officine che magari, no, fondi di magazzino. Si trova tutto. È E chiaro che andare a toccare il motore Fiat, Ferrari, diciamo, certi particolari magari il prezzo te lo fanno pagare. quindi costa, però pezzi si trovano. Si trova tutto, sì. Ci sono anche persone che fanno, ci sono anche aziende che rifanno pezzi nuovi. Ci sono anche aziende che fanno sì, le repliche, sì, volendo, sì. Ma dico anche componentistica nuova si trova? No, sì, o magari insomma, secondo che cosa te la puoi fare, anche fare, insomma, Esatto, non è niente di l'impossibile, via. Perfetto, impossibile, sì. dai. Allora, ascolta, io direi per ora saluterei tutti, intanto rientro un po'. Grazie, Ringrazio che mi sei venuto a trovare. grazie Grazie a tutto il tuo pubblico, i tuoi amici. a te. E nulla, rimaniamo qui e ti diamo appuntamento alla prossima puntata dove parleremo di altre macchine. Magari la prossima volta mettiamo su anche un po' di luce, quello che se è Sì, possibile, via. ci Perché organizziamo un po' meglio. purtroppo il tempo a disposizione, te sei preso con tutte queste macchine qui da fare, per cui il Clienti giorno che chiamano. clienti, esatto, quindi va fatto di sera, ma di sera ci vuole dell'altra luce. Va bene, come sempre, se vi è piaciuto questo video mettete un like e se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima Ciao a puntata. Ciao a tutti! tutti!